Ciao a tutti, bentornati a bordo del nostro Airbus 320 simulatore di Dusty Fly Sim. Ci troviamo all'ultima puntata del nostro Autoland. Abbiamo flap full e autobrake medio e noi continuiamo a non vedere nulla. Intanto stiamo seguendo il nostro glide slope e il nostro localizzatore. Si è accesa la frase land, continuiamo. Siamo più o meno a 300 metri diciamo di quota e a 250 piedi dalla pista. Le luci di atterraggio sono accese, 100, ed eccola qua, ecco che vediamo la pista esattamente davanti a noi. 50, 40, l'unica 30, cosa che devo 20, fare, 10, retard, chiudere, l'aereo tocca, apro il reverse, esce la scritta roll out, perché lui adesso ovviamente sta mantenendo sempre con l'autopilota il centro della pista. Chiudo in reversa ed ecco che finalmente siamo atterrati. Tra l'altro vi spiego anche questa cosa, che la difficoltà poi dell'aereo non è tanto atterrare e trovare la pista, ma sfido chiunque adesso a trovare l'uscita dalla pista. Qui ci dobbiamo basare su quelle che sono poi i codici colori e le luci che troviamo ovviamente sull'aeroporto. Seguendo sempre il centro della pista, fin quando prima o poi dovrò vedere un segnale che mi indica dov'è ad esempio la via di rullaggio. Se vedete, qua iniziano ad essere una rossa, una bianca, una rossa e una bianca, quindi incomincia a arrivare il fine pista e vi faccio notare che iniziano a vedersi delle luci verdi. Queste luci verdi sono la center line della via di rullaggio che mi porta esattamente fuori dalla pista. Ed eccoci qua, quindi siamo arrivati alla nostra ultima puntata dell'Autoland. Abbiamo seguito l'ILS, l'aereo ha mantenuto perfettamente la center line della nostra appunto pista di rullaggio e adesso non ci rimane altro che andare verso il nostro parcheggio, che è la torre di controllo che dell'aeroporto di Bergamo, o ancora meglio la frequenza ground, ci ha indicato ed è previsto per il nostro aeroplano. Ciao a tutti e grazie ancora, e vi aspetto sul 320 della Dusty Fly Sim.